Sì, si è chiuso la porta. Sì, lasciamo proprio quello che non ha bisogno. Magari non so come non è anche. Michietta, guarda che bella lì là sopra. Anche là. Guarda questo ascensore. Veramente? Oh, eh sì. Qua si entra prima. Giusto? Mi sa di sì. Wow. Cosa c'è? Minchia. Vabbè. Cazzo, ma questi sono i Chesterfield. Mi sei stato letto? Sì. Ciao. Ciao Luca. Qua vengono fuori bene le foto. Aspetta, la letta è un collasso nervoso. Mi faccio vedere la stanza, è veramente veramente bella. Minchia, quale foto non spiace. Ci sono questi due divani bellissimi con questi candelabri che cammino lì. Tra l'altro qua c'è l'ingresso, quindi dobbiamo anche stare attenti. Non potevano mettere una tenda però, scusa. Stai zitto. Calma la scala, che bello. Lo so, già mi vedo col vestito. Tu mi devi fare le foto di me. Mi sono già caricato la macchina dei lavori e li ho visti la sera. E che cazzo ci fai, tigre? Ma non è questo qua il locale? Io aspettavo che mi servissero da bere, non è arrivato nessuno. È casa mia, andate via tutti! Tipo pazza. Ma con la vestaglietta, non si può. Con la vestaglietta? Minchia, questa è ma che bello. Dai, vieni qua, che ma che bella. Ci sei? Ci sono. Sembra i capelli. Che palle. Adesso la puoi fare. Ti vede anche la tua per sopra. Sì. Cioè, ragazzi, questa stanza è veramente spettacolare. Cioè, ragazzi, questa stanza credo sia una di quelle più fotografate che abbiamo visto in giro. Finalmente l'abbiamo trovata. È veramente, veramente spettacolare. Capisco perché tutti impazziscono per questo posto. Madonna, che bello! Adesso. Minchia. Che bello, ragazzi. Lo riconosci questo piano, Alta? No. Famoso. Comunque suonava quel canto. Sì, esatto.
casino, perché se poi ci beccano ed è colpa tua. Dove sei, Etta? Luca? Ma c'è un passaggio segreto, veramente? Guarda, vuoi un sacco di segreto? Non è un segreto, è un armadietto segreto. Perché scrivo in tedesco, tra l'altro? No, finalmente ho trovato il modo di liberarmi di Etta. Comunque, guarda che figata, anche sembrano tipo dei libri stampati. Sì, qua poesie, qua storia. Sì, sì. Questa era. Questa qua si apre. Ah, sì, può essere. Sì, questa è la serratura di questo. Di questo qua. Sì. Questa scala è spettacolare. Ma tu mi fai le foto con questo? Sì. Sì, sì, sì. È al piano, mica voglio vedere come è fatto adesso. Com'è fighissimo questo ascensore? Magari è aperta dietro, eh? C'è un escape room in questo posto. Non è un palazzo abbandonato. Ok, adesso non facciamo dove andiamo, adesso vediamo. E che vai a fare falegname, secondo me. Comunque sembrano un po' camera di hotel queste qua. Ah, la vasca verde. Sì. La vasca verde è quella lì, no? Ma va, questo è un cesso di merda. Non è questo quella che ha fatto la foto maci? Eh sì, è la vasca verde. È questa qua. E non ho visto la foto, però. Bella questa vasca verde, sì. Perché dici brutta? La... Questa è una cabina d'armadio. Mamma mia, ragazzi. E questo posto è spettacolare, anche questa stanza qua, che tendenzialmente non c'è niente, ha veramente un fascino e un'eleganza a priori. Comunque stiamo iniziando a pensare che è un hotel, cioè che questo gigantesco castello per un certo periodo della sua vita era diventato un hotel, immagino di lusso, perché giudicare da queste stanze enormi e da questi bagni qua dietro che potete vedere, e doveva essere un hotel veramente costoso. Ma che sto lampadario è fantastico, eh? Cazzo, che bello! Che bello è? Mamma mia, che bello! È proprio marcio completamente, anche il pavimento. Che figata! Certo, quando c'erano i sanitari sospesi. Sì, l'ho visto. Sì, non era proprio. Ma secondo me era sistemato, no? Dovevamo adibire l'hotel. Ma secondo me questo era un hotel, sono pieno di stanze. Ognuno con un bagno e una camera. Oh.
Io comunque giuro, queste docce vecchie non ho mai capito come funzionano. Acqua calda, acqua fredda, e quello che cazzo è? Sì, non potete capire, ma c'è un'umidità pazzesca qua dentro. Si sta, fa veramente, veramente freddo. Almeno in queste stanze, comunque sono veramente belle. È un posto fantastico. Questo è un pacco Amazon. Anche qua hanno consegnato le cose. No, si chiude. C'è un passaggio segreto? No, si chiudeva. Che fa impressione, basta vedere qua. Cosa che impressione, i vetri? Sì, vedo la mia immagine riflessa tre volte. Cioè a me ne basta una solitamente. Cazzo, un altro bagno bellissimo, ragazzi. Tutti col doppio lavandino. Cioè, per ogni camera da letto c'è un bagno. E bagni veramente, veramente belli di un certo tipo. Sicuramente è un hotel, non mi viene altra spiegazione. Anche ragazzi, siamo arrivati, credo, in una delle stanze più fantastiche che abbiamo mai visto. È una mega biblioteca strutturata su due piani, non ci sono più libri, ma è molto affascinante lo stesso. Sembra tipo il castello di Harry Potter. È veramente molto molto bella. Diciamo che siamo molto antiscamo qua dentro. La console del DJ. Dai, che figata. Ma che figata. Beh, iniziamo, tra un po' mi spoglio le microfono. Faccio pipì e poi fermati. Ragazzi, questa stanza è bellissima. Dobbiamo capire come andare al piano di sopra, perché vederla dall'alto secondo me è ancora più bella. Tanto sento il rumore.